mi metto l'FP2, due mascherine chirurgiche così siamo più sicuri, i guanti naturalmente nuovi, il guinzaglio nuovo, il cappellino, scusate, e adesso gli occhiali. Andiamo. Dove stiamo andando? Ora andiamo da una famiglia che ci hanno contattato. Il marito è in ospedale, ricoverato in ospedale purtroppo perché è risultato positivo al Covid-19, e attualmente sono in quarantena sia la figlia che la moglie. Quindi adesso andiamo a prendere Nuvola e la portiamo in passeggiata, gli facciamo fare i bisogni e lo sgambamento. Armati di guanti e mascherine, si prendono cura degli amici a quattro zampe di chi è in isolamento o in quarantena. Sono i volontari della Leida che anche ad Arezzo sono scesi nuovamente in campo anche in questa seconda ondata. L'animale è il nostro amico del cuore, quindi aiuta anche a livello psicologico, è molto importante. Ecco perché noi facciamo questo servizio, perché l'animale non viene messo assolutamente nello stallo, l'animale rimane in casa e viene portato fuori alle sue ore, e anche per le persone sono più tranquille e più serene, quindi affrontano in un miglior modo la malattia e la guarigione. I volontari della Lega Italiana Difesa Animali ed Ambiente così due volte al giorno prelevano il cagnolino dalla casa in cui vive la famiglia isolata, evitando però accuratamente ogni contatto con le persone per ridurre così al minimo le possibilità di contagio. Gli animali vengono lasciati fuori dal cancello se le persone stanno nelle villette, se stanno in un appartamento chiaramente viene lasciato fuori dalla porta. Noi abbiamo degli spray che mettiamo nel pelo dell'animale e dopodiché tutto in sicurezza. La Leida. Amore, dove sei? Ciao. Si tratta dunque di un servizio di volontariato importantissimo per il benessere degli animali, ma anche per la tranquillità dei proprietari che già stanno affrontando un momento di estrema difficoltà. È stato importantissimo perché, insomma, impossibilitati come eravamo, la prima cosa che abbiamo pensato è come si poteva fare con lei piccina, che insomma le sue uscite le deve fare. Non avendo un giardino è stato importantissimo. Infatti mio marito ha guardato subito su internet se c'era qualcosa, vi ha trovato, per noi è stata la salvezza. Circa un centinaio i volontari dell'associazione che ha risposto all'appello della Protezione Civile impegnati in Toscana da quando è scoppiata la pandemia. Noi solitamente li si tiene fuori dai 40 minuti all'ora, perché così riescono a fare la camminata, oppure se c'è un parco li facciamo sgambare in modo che possano anche sfogarsi, stando poi in casa magari tante ore, insomma cerchiamo di farli giocare, di farli muovere il più possibile. Spesso che gli animali manchi solo la parola, come vi ringraziano questi cani? Guardi, con gli occhi sicuramente, e poi loro hanno tutto il loro modo di comunicare. E i cani, io credo che gli animali siano grati per eccellenza.